Al termine oggi il progetto Vicinanza, un progetto finanziato dalla Regione Puglia nella misura Puglia Capitale Sociale 3.0, che ha visto impegnata la nostra associazione in 18 lunghissimi mesi di attività. In questo lungo periodo sono state messe in atto diverse azioni che hanno tutte avuto lo scopo di promuovere il territorio in tutte le sue forme e soprattutto coltivare la cittadinanza, stimolare la cittadinanza attiva affinché il bene comune venisse ulteriormente conosciuto, valorizzato, tutelato e posto all'attenzione di tutti noi. Il ringraziamento particolare va a tutti i soci della Pro Loco che in questi lunghi mesi si sono adoperati affinché tutte le nostre attività giungessero al termine, coinvolgendo anche la comunità educante, coinvolgendo tutta la cittadinanza in azioni mirate e soprattutto ringrazio quindi l'amministrazione comunale che è stato soggetto parte, l'Istituto Comprensivo di Amicis come soggetto collaborante e ringrazio tutti i cittadini che hanno attivamente preso parte alle nostre attività, tutti i bambini che hanno condiviso con noi un lungo percorso fatto di stimoli, fatto di conoscenza, fatto di integrazione, di socializzazione. E quindi il mio ringraziamento principale va soprattutto alla risorsa umana importantissima che è quella della Pro Loco, dei soci della Pro Loco, degli uomini, delle donne, dei bambini della Pro Loco, grazie ai quali tutto ciò è stato reso possibile. Questa sera si conclude questo bel progetto che ha portato avanti la Pro Loco Città di Massafra grazie alla sua presidente Raffaella Portararo, un progetto che è stato finanziato dalla Regione Puglia con il bando Puglia Capitale Sociale. Devo dire che è un bellissimo progetto che si è portato avanti, che il Comune non solo ha patrocinato ma anche cofinanziato e ha messo al centro un po' quello che è il nostro patrimonio architettonico che ci identifica e non è identitario, è, diciamo, devo dire ancora abbastanza non scoperto, non arrivato al grande pubblico, che sono le vicinanze. Quindi al centro di questo progetto c'è la vicinanza, ma in senso un po' più largo mette al centro il riappropriarsi della, come dire, dei luoghi comuni che un tempo, diciamo, ci appartenevano e che erano oggetto di condivisione non solo degli spazi ma anche del tempo, degli averi, c'era il momento di socializzazione e grazie a questo progetto che viene fuori dopo un periodo buio che abbiamo vissuto di distanziamento sociale, diciamo, vicinanza oggi acquisisce un nuovo valore non solo come luogo e come identità del nostro territorio ma anche come riacquisire, diciamo, riappropriarsi degli spazi ma anche di una vicinanza collettiva della comunità tutta quanta insieme, che grazie a una serie di attività che sono state fatte di animazione da parte della Pro Loco e di questo lavoro culturale alla riscoperta del nostro patrimonio oggi ci viene restituito anche in collaborazione, devo dire, fatto con gli istituti scolastici ma con una serie di un tessuto associativo della nostra città, viene restituito questo importante risultato che abbiamo acquisito come collettività. Per questo rinnovo i ringraziamenti alla Pro Loco e a quello che, insomma, porta tutti i giorni avanti nella nostra città.